C'è voluta la zampata del capitano in piena zona Cesarini per archiviare, non senza difficoltà, la pratica paganese. Una bella domenica di sole fa da sfondo, paradossalmente, alla più brutta partita vista al Moccagatta in questo campionato. Il primo tiro in porta dell'Alessandria arriva soltanto 2 minuti prima dell'intervallo, ma anche gli ospiti, dopo la fiammata iniziale, si spengono e retrano il baricentro, senza costruire più nulla di significativo. Con questa vittoria i grigi consolidano il terzo posto in classifica, con 3 punti fondamentali e rosicchiandone 2 a Sorrento, fermato Ravenna. La Paganese, dal canto suo, tiene il campo, prova a costruire, ma poi si blocca e proprio quando la squadra di Sarri inizia a crescere, i campani calano e si chiudono alla ricerca del punto. Santarelli è il primo a impegnare Servilli con una bella conclusione al volo. Al 13esimo la coppia Ferraro-Lepore spaventa nuovamente il portiere grigio, attento anche al 21esimo sulla punizione di Radi. Al 28esimo gli ospiti rischiano sull'incursione di Bondi. Dalla tribuna il fallo sembra netto, ma il signor Soricaro, direzione senza dubbio insufficiente la sua, lascia proseguire. Al 43esimo ecco il primo tiro in porta dell'Alessandria. La conclusione, senza velleità, porta la firma di Puccino. Nella ripresa si attende la scossa che non arriva. Lepore dal limite trova solo l'esterno della rete e Negrini risponde poco dopo con una conclusione di prima intenzione che finisce alta. Al quarto d'ora arriva il momento di Artico, ma la partita non decolla. Nessuna emozione fino al 38esimo, quando Santarelli per poco non cucina la frittata della domenica. Il difensore rinvia in semirovesciata una conclusione dentro la propria area. Il pallone sbatte su Artico e per poco non finisce in porta. Dall'altra parte rimane solo Lepore a tenere sveglio Servilli, che non si fa sorprendere. Al 90esimo la svolta. Punizione di Bondi, Cammarotto sull'altro lato dell'area controlla e scodella in mezzo all'area. Artico sfrutta il rimpallo e insacca da 2 passi il gol della vittoria. L'Alessandria infila l'11esimo risultato utile consecutivo. La Paganese, per salvarsi, dovrà sicuramente osare di più in futuro.